Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto. Lo sapete, tutti i martedì alle 18 siamo lì per parlare di puro resu, ma tutte le mattine alle 8 su YouTube e su Spotify ci trovate per Un Lariatto al giorno, una piccola pillola che vi darà energia per tutta la giornata. E quando arriva il giovedì, la pillola si prende in due. Io e Marco di Calle Joshi, che potete trovare il link in descrizione, è un blog bellissimo che riguarda proprio il mondo del Joshi. Siamo qua tutti i giovedì a parlarvi di qualcosa di particolare, tra Gaijin, storie di Tag League, storie, insomma, ce n'è davvero per tutti e sono curiosissimo, dando il benvenuto a Marco, di sapere di che cosa parliamo oggi. Ciao Stefano, visto che la serie TV Glow l'hanno tranciata di netto a causa della pandemia, ci tocca a noi raccontare insomma quello che è successo poi in seguito, perché ricordiamo la serie TV è creata da un show vero e proprio, da fatti reali pur rimodernati, e uno di questi episodi riguarda anche il Giappone, perché le ragazze di questo show una volta sono volate in Giappone per disputare un evento, e non un evento qualsiasi, parliamo del giorno in cui la musica morì, cioè il giorno del quello che doveva essere il ritiro di Chibusanaga, cioè il 6 maggio del 1989. Allora, appunto, quello doveva essere un grande evento, insomma, Chibusanaga è ancora famosissima, insomma, è ancora molto presente nell'immaginario collettivo, però la regola dei 26 anni era inflessibile. Alla All Japan Women non gliene fregava niente, potevi essere anche Hulk Hogan, potevi essere chiunque, a 26 anni non facevi più parte del loro target, quindi molto gentilmente nel circo era stata accompagnata alla porta, però insomma questo non voleva dire che non si potesse organizzare un grande evento. Quindi Matsunaga avevano organizzato a Yokohama questo grande evento a cui avevano partecipato circa qualcosina di più di 12.000 spettatori, e per l'occasione avevano deciso di portare qualcuno dall'America. In quel periodo, visto che l'NWA era un terreno ancora piuttosto minato per le donne, visto che proprio loro avevano bandito il wrestling femminile a un certo punto, che è anche una delle origini per cui esiste il Joshi, fondamentalmente perché quella volta avevano portato la Red Belt in Giappone le americane proprio per questo motivo, allora i Matsunaga si erano rivolti altrove, erano più o meno in buoni rapporti con altri promoter, tra cui Van Gagne della IWA, la compagnia insomma dove Hogan era esploso, e di conseguenza lui, che aveva comunque una sua divisione femminile di cui faceva parte soprattutto Madusa Miceli, la successiva Alundra Blaze o Madusa in WCW, gli aveva mandato lei come rappresentante, e hanno formato questa piccola delegazione di cui faceva parte un'altra poi lottatrice che spesso e volentieri si è resa protagonista in Giappone, che è Leila Nikai, di cui tu hai parlato anche in parte quando sei occupato delle Jumping Avengers, che è stata la sua rivale poi in WWF quando hanno formato le Glamorous Blonde. All'epoca invece era una principessa hawaiana che si era ritagliata il suo bello spazio, comunque come Gaijin aveva la sua, si era ritagliata un discreto spot. Oltre a loro però, per fare numero, erano state chiamate delle ragazze provenienti da un altro federazione che si chiamava Powerful Women of Wrestling, che altro non era che la continuazione di Glow, cioè lo show che era stato elaborato da Dave McLean, questo pazzo magnate che insomma aveva investito in quello, nei rollerblade, insomma qualsiasi roba particolare lui ci si era lanciato con gioia. Cosa era successo? Aveva dovuto chiudere la programmazione perché era entrato in conflitto col suo finanziatore, che era Mesluan Riskis, che anche questo era un magnate, ma non si capiva dove cavolo aveva i soldi, cioè, anche se uno va a vedere la storia, no,
aveva mani in pasta un po', dunque poi lui ogni volta cambiava versione, cioè aveva fatto soldi in una maniera, poi in un'altra, non si capiva. Si capiva che più o meno aveva a che fare con i bordelli, comunque più o meno cose del genere. E infatti nel telefilm la cosa è tenuta un po'... C'è un personaggio che si collega, insomma, quello che si vede nella terza stagione, che aveva a Las Vegas il casinò. Non era proprio così, però insomma... si può concedere alla fantasia, visto che insomma forse la realtà è anche peggio della fantasia, ma comunque si era reinventato la compagnia, però senza puntare a quel formato un pochino più stravagante di Glow, aveva formato questa confederazione, questa propria promotion sul modello dei territori, quindi ispirandosi paradossalmente più al modello di Gagne che non alla precedente edizione. Di conseguenza si è riuscito, essendo in buoni rapporti con WWE, aveva deciso di mandare le sue ragazze in Giappone per questo evento. Chi era stato mandato? Allora, le storie sono molto interessanti. In totale erano 3 ragazze che erano state inviate. Una si chiamava Texas, o meglio, nell'evento si chiamava Texas. E in realtà lei in America si chiamava Tulsa, anche in Glow, che aveva la gimmick della cowgirl, insomma la gatta di ranch, quella tipica texana, no? Quindi col cappellone, cose così. E lei paradossalmente poi ha avuto molto più successo fuori dal wrestling, perché è diventata una stunt woman, e anche di successo perché tra i film in cui è apparsa, uno degli ultimi è stato Transformer 4, quindi anche una produzione da parecchi soldi. L'altra invece ragazza che l'ha accompagnata, perché in questo evento hanno fatto un tag team assieme, quindi erano bionde, sempre due bionde le hanno messe assieme, perché ovviamente le bionde vanno sempre in coppia come i coglioni. In questo caso era Tiffany, o meglio nome vero Tiffany Mellon, anche se lei aveva una gimmick diversa. In America lei l'ha fatto chiara, lei prediceva il futuro, fondamentalmente era quella che serviva a fare il riassunto delle storyline in Glow, quindi aveva questo angolo in cui con la sfera di cristallo faceva il riepilogo, faceva da narratrice un po'. Lei ha avuto successo dopo il wrestling, dopo la carriera wrestling, cioè è diventata una porno star. Oggi invece per poi andarsene bruscamente e aprire un suo programma radiofonico. Anche col wrestling non si è lasciata bene, tant'è che la cosa più carina tra le sue ex colleghe è che hanno delle lesbiche represse, quindi immaginatevi voi com'è, che bel personaggino anche questa. L'altra invece che ha partecipato e che paradossalmente è l'unica che poi si è dedicata veramente seriamente al wrestling era Beastie the Road Warrior, che è peraltro una lottatrice che è stata allenata da Mando Guerrero, che era il fratello di Chavo Senior, quindi anche insomma... che poi corsi e ricorsi, Chavo Guerrero Junior poi invece è andato a fare da consulente per Glow 1 che attore, quindi come vedete è un po' una ruota che gira. Lei c'è un'altra particolarità su di lei, poi in questo tour lei aveva partecipato a un trios assieme a Leila Nikai, però lei aveva lottato col nome di Big Bad Mama, però non era il suo personaggio e non era neanche non è proprio voluta la cosa, siccome Big Bad Mama era un altro personaggio che era in Glow doveva partecipare, però l'attrice in questo caso non aveva ottenuto il visto per andare in Giappone, quindi lei aveva dovuto sostituirla all'ultimo minuto, ma siccome era stata pubblicizzata lei, allora le era toccato questo ruolo. Lei in realtà era Beastie the Road Warrior in Powerful Women, però in realtà il suo personaggio in Glow era un altro, era Matilda De Haan, che era praticamente una tedesca gigante, mezza psicopatica, che a volte era voice, a volte era il tipo Big Show, praticamente, non molto diverso. Ed ha avuto anche un buon successo e tuttora insomma è legata alla serie, tant'è che ogni tanto promuove, anche aveva a un certo punto promuoveva delle crociere con il cast di Glow, quindi delle cose un po' vintage, degli eventi un po' rievocativi. Ancora che gira, però non è proprio una lottatrice più, però insomma lotta ancora, insomma si è data a fare. Come ho detto, quindi hanno fatto questi due match e poi avevano partecipato al
la grande Battle Royale che si era svolta durante il corso della serata. Era una Battle Royale a 26 partecipanti con due ring, quindi una cosa gigantesca in cui le due vincitrici dei due gruppi si affrontavano poi alla fine. E alla fine avrebbe vinto Bull Nakano, quindi in quello che sarebbe stato, diciamo, il viatico verso la sua incoronazione di cui ci siamo occupati nelle puntate addietro. Questo comunque non sarà l'addio finale di Chigusa Nanagayo, e il suo addio momentaneo dalla compagnia sarà poi l'inizio degli eventi che porteranno alla creazione della Gaea, di cui ci occuperemo nelle prossime puntate. In realtà, svegliamo, ce ne siamo già occupati, perché ovviamente noi stiamo pre-registrando tutte queste cose, quindi state belli tranquilli, non arriva ancora un'altra settimana della Gaea, ancora un pochino. Abbiamo già dato, caro pubblico, non chiedeteci troppo, altrimenti ne scappiamo, come quelle persone a cui si propone il matrimonio e a un certo punto cominciano a guardarsi intorno e devono casualmente, anche se non fumano, uscire per andare a comprare sigarette. Detto questo, grazie Marco per averci dato anche questo lariato molto interessante e per avermi ricordato che Glow è una di quelle cose che devo rivedere. Me l'ero prefissato nella memoria e adesso lo farò, ora che conosco un po' di più tutto il background che c'è intorno alla serie. Io l'avevo vista un po' a scatola chiusa, dico la verità, quando ho visto le prime stagioni, e quindi ora che ho un po' più di conoscenza voglio riavvicinarmi e provarla di nuovo. Quindi il consiglio è: riprovate se l'avete già vista a guardarlo, o se non l'avete mai vista provate a dare un'occhiata su Netflix, disponibile per tutti. Grazie davvero di cuore, questo reatto finisce qui, non questa settimana, non i nostri appuntamenti. Un reatto al giorno, ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify, vi aspetta con una pillola dedicata al wrestling giapponese. Grazie di cuore per averci ascoltato, con Marco ci rivediamo fra 7 giorni, con voi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Grazie mille di cuore, alla prossima!